Cosa prega per Matteo Messina Denaro e per tutti coloro che guidano le organizzazioni criminali? No, io mi auguro che ci sia una conversione nelle persone. Non basta il pentimento della gente, che mi auguro che ci possa essere, molti lo hanno fatto, ma ci vuole una conversione, un cambiamento che parte da qui dentro. Così Don Luigi Ciotti su Matteo Messina Denaro, il super latitante arrestato a Palermo e attualmente recluso nel supercarcere dell'Aquila. Nei giorni scorsi lo aveva invitato a collaborare con la giustizia. Oggi a Pescara, il fondatore del gruppo Abele, dell'associazione Libera, uomo simbolo della lotta alle tossicodipendenze prima e alle mafie poi, ha parlato di conversione incontrando circa 600 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pescara sul tema giovani verso una pienezza di vita, dall'indifferenza alla conoscenza e all'impegno per la legalità. Don Ciotti ha evidenziato che l'Abruzzo, così come tutte le altre regioni, non è esente da infiltrazioni malavitose. L'indifferenza alimenta le mafie ed è inutile parlare ai ragazzi senza ascoltarli, ha rimarcato. Questa è una società che parla dei giovani, ma non parla con i giovani come dovrebbe, non ascolta i giovani, non li rende protagonisti di questo percorso, che non basta dare loro un posto, bisogna fare loro posto, che è tutta un'altra cosa, cominciando con la cultura, con la risposta meticcia, con tutto quello che può portare il loro contributo, ecco, al cambiamento, cominciando col lavoro, proprio del lavoro del mondo giovanile che è molto forte penalizzato. Vanno all'estero, sono costretti ad andare in giro per il mondo, lasciano le loro terre per poter andare a studiare. Sulla revoca del 41 bis all'anarchico pescarese Alfredo Cospito, in riferimento alla lettera appello firmata da 38 intellettuali e giuristi, anche da lui, il fondatore del gruppo Abele di Libera, ha spiegato che le polemiche scaturite sono strumentali. È l'unico che tra l'altro non mafioso che è al 41 bis, e quindi ci possono essere altri percorsi che vengono attuati. Ho firmato subito proprio per tutelare la vita, la salute delle persone, insieme a un gruppo di persone. Poi è stato inquinato tutto questo, no, e oggi anche i mafiosi ne approfittano, no, e quindi c'è stata questa commistione, no. Sono due cose ben distinte che devono avere il loro percorso. Il momento di confronto è stato organizzato dall'Arcidiocesi di Pescara Penne, guidata da Monsignor Tommaso Valentinetti, in collaborazione con gli insegnanti del territorio. Cosa bisogna fare ogni giorno per combattere le infiltrazioni e la criminalità? Bisogna lavorare perché ci siano più servizi, perché ci sia più sanità, perché ci sia più lavoro, perché ci sia più casa, perché la mafia, le organizzazioni malavitose si infiltrano dove c'è disagio, dove c'è situazione di precarietà. È lì che attecchisce, è lì che i grossi potentati, anche da un punto di vista economico e finanziario, perché la mafia oggi non è quella che uccide, ma è quella che uccide attraverso la finanza, purtroppo interviene colmando spazi, e questi spazi sicuramente, se non sono assicurati dalla comunità, dallo Stato e dal bene comune, saranno assicurati da altri. Ma a che prezzo?